Noi siamo le vittime di questo degrado. Salvateci e fatemi subito riabbracciare le mie figlie in un luogo normale. Sono queste le parole con le quali oggi la mamma di una delle due vittime di Caivano ha commentato gli arresti di questa mattina. Oggi qui a Caivano è stata una giornata importantissima. Sono state emesse 9 ordinanze per 7 minorenni e 2 maggiorenni accusati di essere gli autori degli stupri ai danni di 2 bambine di 10 e 12 anni, 2 cuginette qui a Caivano. Gli stupri sarebbero avvenuti in un lasso di tempo che va da giugno fino a luglio. Ad agosto poi la denuncia dei familiari. Le bambine sono state accompagnate la notte del 30 in caserma qui a Caivano e avevano una gran voglia di affidarsi a qualcuno e raccontare la loro storia. Le violenze sessuali ai danni delle due bambine avvenivano per lo più in gruppo. Era il branco che agiva, spesso minacciando le ragazze, filmandole. A volte addirittura uno stupro è stato ripreso in diretta con una videochiamata. La vittima sentiva delle voci dall'altra parte del cellulare che ridevano. Ridevano di lei e di quello che stava succedendo. Assistiamo a uno scenario infernale, orribile. Speriamo che appunto queste punizioni siano di esempio. Insegniamo a 7-8 pseudo criminali ancora oggi da accertarsi quali sono le regole, quali sono i comportamenti, qual è la civiltà. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto così gravi i comportamenti di 6 dei 7 indagati minorenni da scegliere per loro direttamente la misura del carcere.